Beate Week, buongiorno, buongiorno. Oggi giovedì 8 settembre 2016, nuova video intervista tutta speciale del fine settimana. Beate Week, Tiziana Losa. Che piacere, ecco, Tiziana, non di solito, Buongiorno a buongiorno. tutti. Grazie. Solitamente si va sempre a intervistare un po' la classe politica abbiatense, però adesso è bello anche entrare nel vivo del tessuto dei commercianti della città. Soprattutto con te è importante perché tu sei presidentessa del ASCOM Abbiategrasso e Sì, Circondario, giusto? Associazione Commercianti, Da sì. quando? Da un Da annetto. Da marzo, marzo, quindi da quindi quest'anno. fresca nomina, sì. Fresca. Ricordiamo un attimo qual è il tuo, diciamo, la tua missione in ASCOM. Sì, Essere allora, presidentessa significa? significa rappresentare e tutelare i commercianti Che associati, sono tantissimi, che immagino. sono, allora, ecco, sì, due numeri. Il distretto di Abbiategrasso comprende 17 comuni, per Sì. cui sono comuni medio-piccoli, e con gli associati sono più di 400, speriamo. Abbiategrasso erano più di 100, se, no, Sì, sì, adesso i numeri esatti i no. numeri esatti no, Comunque, comunque diciamo, sono rappresenta associati più di 40 Abbiategrasso e il e circondario, nel i paesi circondario, limitrofi. sì. Noi Bene. cerchiamo soprattutto di mantenere anche i rapporti con l'amministrazione locale, amministrazione comunale locale, per cercare il confronto per risolvere le problematiche che sono legate alla Viabilità, viabilità, certo. eccetera. Sì, mi sono trovata già in questi 6 mesi, abbiamo Senti, proprio il tuo affrontato. negozio è famosissimo, è in Corso Sì, Italia da Abbiategrasso. A sì. proposito di viabilità, tra qualche giorno inizierà La la ZTL ZTL, serale, diciamo, in sì. Corso Italia e nella cerchia centrale di Abbiategrasso. Cosa ne pensi? Allora, il mio deve essere comunque un giudizio, ma raccolto con delle informazioni raccolte dai commercianti. Cosa ne pensano i Sì. commercianti? Ma io personalmente auspico una maggior vivibilità del centro storico, per cui trovo che comunque la ZTL comporterà la chiusura il sabato e la domenica e le sere durante la settimana, per cui insomma mi sembra che la maggior parte, i commercianti sono al 50%, io Sì. l'avevo già detto anche quando abbiamo fatto la riunione, Contenti a metà, però è una cosa contenti a comunque che si metà, dovrà vedere col tempo sì, come andrà. Va speriamo, bene. ecco, di. Senti, parliamo di qualche notizia anche presente su Abiete Web. Va sempre, diciamo, alla grande il discorso dell'annunciata di Abiategrasso e poi ti vede anche protagonista te perché quest'anno possiamo dire io sono sempre lì la domenica e ti vedo che ci sei. Sì, io lo Ci frequento soprattutto, vado la mattina sei? verso le 12 e mezza e assisto agli show Sì. cooking che sono veramente interessanti e anche al cooking class Sì, che poi sono delle pomeriggio lezioni, le eccetera. lezioni. Diciamo che mi piace tantissimo perché comunque noi abbiatensi possiamo riappropriarci di Anche se un. abbiatensi se ne vedono pochi, più Ecco, gente da fuori. infatti volevo arrivare anche a questo perché ho visto domenica che c'era tantissima gente, però di abbiatensi veramente pochi. Non prende in Sì. città. Senti, mentre sabato 17 ricordiamo questo grande evento, quindi sabato prossimo 17 settembre Food for Good insieme per la Croce Rossa Italiana. Carlo Cracco e tantissimi chef dell'associazione Maestro Martino, non solo, ci sarà anche Franco del ristorante Napoleone di Sì. Abbiategrasso che collaboreranno per questa missione pro Croce Rossa Sì. per quanto riguarda le regioni del centro Italia Sì, terremotate. Ci sarai? purtroppo sono in Sei in vacanza. vacanza. Ah, ok. Sì, Senti, però rimaniamo anche sicuramente ci sarò la domenica l'Abbiategrasso, successiva. bene. Sì. Ricordiamo anche l'Abbiategrasso solidale, settimana scorsa in cooperativa Rinascita circa 1000 euro, 170 pasti serali sono stati distribuiti, pasta all'amatriciano, questa cena Sì, solidale in Rinascita, bellissimo. mentre questa settimana 9 Sì, settembre, città che ti sì, sì. piace sotto le stelle, ultimo venerdì, Corso Italia, come sempre, non lo dico Sì, perché siamo qua, perché non sono interesse, ma è veramente protagonista e si è sempre certo, messa in gioco da sempre, da quando, diciamo, c'è questa kermesse e avete un bel venerdì, quindi venerdì 9 sì. settembre in Corso Italia, spiegaci tu. Ricco, sì. Allora abbiamo una cena e abbiamo raggiunto il numero di 100 partecipanti, per cui siamo veramente soddisfatti. Abbiamo organizzato tutto noi, abbiamo cercato di mantenere un po' con i commercianti locali, per cui anche la cena Sì. sarà organizzata con prodotti Ricordiamone del qualcuni, territorio, il panificio storico di Cislaghi esatto, di Abbiategrasso di Corso sì. Italia, il tabacchè come sempre con i suoi buonissimi vini, ci sarà anche il ristorante San Bernardo di Morimondo, il Sì, Grande sì. David, poi vabbè,
salumi della zona, formaggi del Cairati e poi buona Sì, musica. certo, buona musica e sicuramente ci sarà anche una parte che devolveremo in beneficenza, Va bene, per cui bravi. insomma sarà una bella serata. Staremo a vedere, il tempo dovrebbe essere buono, quindi domani Speriamo, sera sì. tutto in Corso Italia e per le vie del centro. Va bene, Tiziana, altre novità? Viabilità ne abbiamo parlato. Sì. Politica, ultima domanda di politica. Allora, siamo l'ultimo anno dell'amministrazione a Rara, beh, Sì. diciamo l'anno prossimo comunque si vota, quindi si rivedranno le cose. Come ti è sembrata questa Allora, noi amministrazione? lo, Ma non no. come commerciante, come cittadina, diciamo. Allora, noi, ecco, sì, perché come commercianti noi dobbiamo assolutamente essere apolitici. Cosa devo dire? Mi hai messo in Deve essere imbarazzo. imbarazzo. Sì, Senti, mi hai messo in imbarazzo. avevamo lanciato Comunque, su Obiettivo Web un speriamo. sondaggio circa un anno e mezzo fa dove si parlava di un sindaco donna. Certo, sì. Ne E questo ho sarebbe. parlato prima. Sì. Chi vedresti come... Ci sarebbe un nome tuo? Beh, un toto... Non so. Beh, allora erano in lista diverse persone che cominciamo in questo gioco goliardico sondaggio. Avevamo Loretta Piva. Sì. Avevamo la Romina Riboni Sì, dell'AMA, sì, avevamo Graziella Cameroni, vice sindaco sì. attuale, Brunella Agnelli. Ecco, sì, magari Brunella Brunella Agnelli Agnelli, mi piacerebbe va tantissimo. bene, Sì, quindi abbiamo dobbiamo. espresso Sì, questa tua diciamo. preferenza, però è una preferenza un po' Sì, legata all'ASU, quindi non vale. sì. Senti, grazie Tiziana, noi ci rivedremo più avanti, magari con altre novità. Sì, Vi aspettiamo tutti sicuramente. per la città che ti piace, Va che bene, sarà sempre sì, un successo. Va sicuramente. bene, grazie Tiziana e buona Grazie a giornata. te.